Ciao ragazzi, siamo live qui per un altro piccolissimo appuntamento di Investire in Vino, piccolo aggiornamento sul mercato. In realtà oggi, devo essere sincero, non ho tantissime novità sul mercato da darvi, però insomma mi sono abituato a questo piccolissimo evento e quindi avevo voglia di vedervi, insomma, di sentirvi. Intanto un salutone a tutti, aspettiamo adesso giusto un paio di minuti prima di partire. E voilà, e poi partiamo, facciamo due parole. Se avete le domande, tutte le domande del mondo qui, così facciamo assistenza, curiosità, insomma, difetti, consigli, miglioramenti, tutto quello che vogliamo, insomma. Il progetto di Investire in Vino è un progetto interessante, bello, che ha una lunga visione, no? Per cui anche di questo volevo parlarvi poi. Questa sera parlerei di dove vogliamo arrivare nel 2021 con questa idea, quali saranno le funzionalità aggiuntive, insomma un po' di cose. Intanto, ciao Sandro, buonasera a tutti. Se trovo una bottiglia a un prezzo nettamente inferiore al valore medio riportato su Buying Value, vale sempre la pena comprarlo? Bella domanda. Allora, il Buying Value prende come riferimento i dati di Wine Searcher. Wine Searcher è un motore di ricerca che ci dice i prezzi di vendita di tutti gli altri commercianti che ci sono. Il valore medio è un valore che è molto indicativo, è interessante, però non lo prenderei come certezza, cioè se tu hai una bottiglia che è prezzo inferiore la compri di sicuro. Andrei a ragionare sul prezzo minimo, se proprio vogliamo ragionare in quel modo, perché poi ci sono altre variabili. La rivendibilità, la liquidità sul mercato di quella bottiglia, cioè quello è un pezzo, è uno strumento utilissimo, ma non basta, tant'è che vogliamo poi integrarlo con un'altra banca dati, che è quella di Livex, che ci dà anche lo scambiato e quindi ci dà un altro tipo di informazione altrettanto interessante, ma al momento che hai solamente quel dato su Buying Value, ti direi se proprio devi ragionare in quel modo, ragiona sul valore minimo. D'accordo? Ciao Alessandro Civetta, ciao, buonasera, buonasera anche te. Vedo già collegate un po' di persone. Allora, non voglio farvi perdere troppo tempo e quindi facciamo una cosa sicuramente più breve rispetto ai webinar classici. Partiamo dal mercato, che in quest'ultima, in realtà non ci vediamo appunto da 2 settimane, perché la scorsa settimana abbiamo fatto un webinar per quelli nuovi, per coloro che non sono ancora entrati in questo mondo in maniera operativa e quindi è da un po' che non ci vediamo. Cosa volevo dire? Che quindi questa sera è da 15 giorni che non ci vediamo e facciamo un po' di resumé sul mercato. Il mercato non ha fatto grossi cambiamenti, è ancora naturalmente un mercato dal punto di vista del numero degli scambi ancora ovviamente inferiore ai periodi pre-Covid, però qualche piccola luce, come sempre, ma già da un po' si stava iniziando a vedere. Intanto, una cosa dove noi non abbiamo il polso diretto, noi di grandi bottiglie, ma possiamo sentire dei commercianti là, la Cina sta andando molto bene. Intanto non si sa bene come, loro sono fortissimi e non hanno più nessun problema di Covid. Evviva, no? I misteri del mondo, ragazzi. Lasciamo perdere questo discorso, di fatto la Cina è ripartita a palla ed è l'unico posto nel mondo perché sostanzialmente tutto il resto abbiamo, a parte di coloro che sono in lockdown pieno, tipo Israele, Australia e quant'altro, poi sapete qual è la situazione sugli Stati Uniti, New York c'ha più contagiati che l'intera Francia, eccetera, eccetera, e in parte comunque anche gli altri posti in Asia, tipo Hong Kong, tipo Taiwan, tipo Singapore, ancora patiscono sostanzialmente questa situazione. La Cina invece no, là sta ripartendo tutto, compreso ovviamente il mercato del vino, quindi quello che ci fa pensare che nonostante gli attriti che ci siano fra Cina, Hong Kong, Cina e Taiwan, eccetera, eccetera, dove in qualche modo Pechino vorrebbe sicuramente gestire quella situazione con forza. Tuttavia, Hong Kong è sempre stato un punto importantissimo per la Cina nello scambio del vino, quindi loro ripartiranno sicuramente non velocissimamente, ma già stanno ripartendo. Speriamo un
un bel boost per fine anno, anche se da loro sapete il Capodanno non è a dicembre e quindi è diverso, no, rispetto al discorso nostro, però insomma siamo fiduciosi anche lì. New York e California rispondono però lentamente con grandissima fatica. I commercianti di là mi stanno dicendo che quello che riescono a vendere lo vendono a clienti privati, dove invece sono ancora debolissimi, è sulla ristorazione. E lì è grosso, eh? Comunque pensate che là bevono di tutto e quindi se i ristoranti sono chiusi, se i ristoranti non lavorano e non ordinano, anche poi i distributori fanno poco e di conseguenza noi che siamo poi l'anello di congiunzione, anche noi vendiamo meno là, no? In qualche modo. Forte invece, e mi sembra decisamente ancora più forte, il mercato londinese. La piattaforma Rivex sta naturalmente prendendo sempre più piede. Questo perché? Perché mentre prima molti mercanti, anche italiani, francesi, eccetera, vendevano direttamente a clienti in altri posti, a questo punto la piattaforma diventa comunque uno sbocco fondamentale per riuscire poi dopo a smerciare i vini. Quindi nel complesso non ci sono grandi cambiamenti, c'è grande fermento su ciò che è Barolo ancora 16. C'è ancora fermento sui soliti nomi che non si trovano, quindi i vari Burlotto, Cappellano, Accomasso, Serafino Rivella, Flavio Roddolo. Questi qua, dove che veramente producono due vini in croce, sono naturalmente richiestissimi. Il problema poi è avere i vini. Come sempre, era il solito discorso, no? Avere i vini è complicato, vendere quella roba lì non lo è mai, nemmeno in questo periodo. Sandrone con le vigne 100 centesimi 2016 richiestissimo, Monfortino va avanti, Bartolo sta andando fortissimo. Qualcuno di voi si sarà reso conto che ha comprato pacchetti con Bartolo Mascarello a 250 euro che potenzialmente potrebbe già rivendere ampiamente, senza esagerare, potrebbe fare 75-80 euro a bottiglia su Bartolo Mascarello 2016 perché ci sono già richieste. Di questo qualcuno di voi verrà magari informato, nel senso che non credo valga comunque la pena vendere adesso. Anche vero che la salita è già importante, quindi magari è una scelta che dovete fare voi più che debba fare io. Quindi coloro che hanno comprato pacchetti con Bartolo Mascarello nei giorni passati saranno contattati perché sicuramente, volendo, potrebbero fare già quella vendita lì e fare una percentuale di guadagno importante su quel prodotto. Intanto ciao ad Alessandro Civetta e ciao ad Andrea Molino. Ciao Andrea, un piacere vederti anche a te qui, grande appassionato di vino anche te. E voilà, quindi il mercato, come abbiamo detto, stabile nella sua diminuzione ovviamente di numero di transazioni, prezzi che su alcune cose tendono a scendere e su altri tendono a salire, là dove non c'è vino salgono, là dove c'è tanto tanto vino scendono. Questo principalmente è la regola base. Dicevo, come i vini italiani stanno andando forte, lo champagne anche continua a tirare, Bordeaux sembra che si stia assestando, anche il calo di Bordeaux mi sembra decisamente più lento, avvento di nuovi vini, ma sapete già un po' tutto. Quindi sul mercato non vi rompo le scatole più di tanto, è inutile andare avanti. Nel frattempo, vi parlo già dei pacchetti. Oggi cosa abbiamo fatto? Abbiamo ripresentato tante cose che c'erano l'altra settimana, soprattutto per quanto riguarda produttori di Barbaresco con tutti i formati annata nuova. La 16 ovviamente è già tutta finita e notizia interessante, oggi proprio avevo richieste dall'Inghilterra sui Barbareschi 2016. I prezzi si stanno già alzando, quindi vedete che nell'arco di un anno i produttori di Barbaresco sono sempre una sicurezza. Quindi è vero che la 16 era un'annata sicuramente migliore della 17 in Langa, ma bene o male, insomma, tendono sempre a fare il loro guadagno. Magari la grande annata ci dà una risposta subito sui risultati, ci permette di attendere un po' meno. L'annata media ci richiede più tempo, ma tutto sommato a livello difensivo buttare dentro sempre qualche cassa di prodotto di Barbaresco non ci vedo grandi lati negativi. Elia, ciao Emanuele, lo Giurà come la vedi in prospettiva, su quali produttori punteresti? Allora, in questo momento resta un mercato di nicchia, quindi grandi appassionati, molto esperti di vino. È ovvio che sicuramente cercano alcune cose, no? Se hai Auvernois fra le mani,
Se hai la beffa alle mani, verosimilmente vendi, però si tratta di nuovo di produttori che fanno tre vini in croce e quindi non fanno il mercato. Se invece andiamo a vedere produttori più grandi, che fanno quantità un pochino più grossa, dove i vini si trovano un po' più facilmente sul mercato, mi sembra che siano ancora abbastanza piatti. Quindi Jura, su quei 4-5 nomi importanti, ben vengano, cioè se si trova Vernoaz, si trova Labè a prezzi accettabili, vale la pena sempre comprarli, li rivendi in Italia, li rivendi fuori, non hai grandi difficoltà se li hai pagati giusto, però il problema è che non si trovano i vini, quindi siamo sempre lì, è un mercato veramente difficile da questo punto di vista per quanto riguarda questi piccoli, piccoli produttori. Lì si fanno margini alti, no? Ovviamente, nel momento in cui compri Auvernois direttamente, non lo so, da un distributore, o riesce a farti dare in azienda 6 bottiglie, cosa comunque quasi impossibile ormai. Ovvio che lì guadagni magari il 400% poi su quella vendita, però il problema è che non ci sono vini, non ci sono vini. Davide Serrani, buonasera a tutti, sono un nuovo utente, neofita, curioso ma poco competente, quindi saluto tutti con piacere. Noi Davide salutiamo te. Il fatto che sei un poco competente, questo non deve assolutamente spaventarti. Quindi quello che ti consiglio è di seguire la piattaforma di Investire in Vino, leggere gli articoli sul blog, tutto gratuito, scaricarti la guida gratuita che ti dà e che ti risponde alle domande più importanti. Quando hai voglia, il mercoledì alle 6, collegarti e vedere il webinar, così da sentire un po' di aggiornamenti sul mercato. Stasera, naturalmente, se vuoi toglierti qualche dubbio qua, puoi fare le domande e poi ti rispondo in diretta. Quindi prenditi tutto il tempo necessario per capire la piattaforma, se ti piace, eccetera, eccetera. Quindi un abbraccio, Davide. Ragazzi, allora andrei direttamente su quello che sono i pacchetti che vi dicevo. Abbiamo riproposto i produttori di Barbaresco, qualcosa ancora di Giovanni Rosso. È andato da pazzi Giovanni Rosso, ha fatto davvero la differenza, ma anche perché ho fatto la follia di fare un video, non so se tutti lo sanno, ma ogni tanto mi metto su YouTube e faccio qualche video folle. Quando c'è il bello di questi video, no? Che sono video dove io praticamente recensisco al 99% solo vini che mi piacciono. Infatti difficilmente trovate un video di un vino che non mi piace, perché vado ormai dopo 20 anni dritto in direzione, so cosa mi piace, so cos'è, e quindi facilmente sono vini che mi piacciono. E qui Giovanni Rosso mi è piaciuto moltissimo il suo Nebbiolo più che il Barolo, nel senso che il Barolo è molto buono, però è un vino che ancora deve farsi, no? Per cui mancano ancora in termini di esplosione di naso, ancora qualcosina, nonostante che la 16 sia spettacolare, quindi vino buonissimo. Però il Nebbiolo, che è un'annata minore poi ancora, no? Perché il Nebbiolo dicesse, ma dovevate sentire quel Nebbiolo? Ma veramente sembrava un piccolo Barolo. Infatti il video l'abbiamo intitolato così, perché aveva l'importanza di un Barolo buonissimo, ma la cifra era veramente bassissima. Quindi bellissimo il Nebbiolo 2017 di Giovanni Rosso, a conferma che secondo me l'annata verrà fuori comunque interessante. Sandro, come corso sommelier, quale consigli? Allora, non so in quale regione sei, quindi ti parlo in linea generale. Ovviamente l'AIS fa riferimento a una struttura capillare in tutta Italia, quindi come base può sempre essere utile, così conosco un po' meno i corsi FISAR, ONAV, eccetera, ma penso siano altrettanto competenti. Interessante, secondo me, in prospettiva futura, il concetto di questi nuovi corsi che sono stati proposti anche in Italia, che sono fatti in lingua inglese, perché danno una prospettiva e un approccio completamente diverso al mondo del vino. Bene o male, facendo un qua a Roma, beh, a Roma, intanto l'AIS Roma credo sia, da quello che mi dicono, molto attivo. Quindi ci sono città un po' meno attive, Milano sull'AIS è fortissima, ma se non vado errato anche su Roma mi sembra molto molto interessante. Poi lì avete il grande Armando Castagno che insegna, quindi insomma c'è tanta tanta competenza e soprattutto quello che a volte invece manca è la passione, no? Qua ci va tanta passione al di fuori, che ovviamente la competenza è punto fondamentale. Dicevo, sì, ci sono questi benedetti corsi in inglese che sono interessanti perché fanno un approccio del vino più internazionale. Cioè in Italia ovviamente si parla tantissimo dell'Italia, si parla tantissimo del Piemonte, tantissimo della Toscana,
e si fanno poi qualche lezione anche sull'AIS, sulla Francia, ma sono pochissime. E invece questi corsi internazionali naturalmente posizionano l'Italia dove è posizionata in questo momento a livello vitivinicolo, cioè predominante, ovviamente una posizione importantissima, però buttano dentro anche il Nuovo Mondo, buttano dentro il Cile, buttano dentro le altre nazioni produttrici che fanno numeri e che quindi è bene conoscere. Quindi, insomma, questi tre livelli, adesso non mi ricordo come si chiama questi corsi, se mi sta scappando il nome, ma è in inglese. Adesso, se poi mi viene durante la serata, Sandro, te lo dico, sicuramente mi torna in mente. Comunque sono interessanti, un primo livello addirittura che si fa in realtà in maniera molto veloce, poi per arrivare addirittura arrivare a un quarto livello che è molto molto importante, che apre anche delle porte a livello lavorativo interessanti, mentre ovviamente concetto AIS eccetera, difficile, no? Davvero pensare poi sbocchi lavorativi molto molto immediati. Bisogna poi lavorare su se stessi, cioè questi sono corsi dove ok, ho le basi, poi si ragiona sul fatto che faccio da me e inizio a degustare insieme ad amici eccetera eccetera. Q7, ok, perfetto, grazie, grazie Nello, mi hai dato una mano perché mi stava scappando il nome. Secondo me sono interessanti, interessanti per l'approccio, quindi l'ideale magari potenzialmente potrebbe essere fare tutti e due, sia magari un AIS, una FISL o un ONAV, e affiancare il V7, perché è un approccio al vino che mi sembra decisamente più moderno in termini internazionali. E visto che andiamo ormai in un mondo globalizzato, credo che darci un occhio a quelle cose lì mi sembrano interessanti. Torniamo ai pacchetti. Vi dicevo, ragazzi, che abbiamo buttato dentro i produttori di Barbaresco, li abbiamo riproposti. C'è la Barbera di Franco Conterno, la Barbera di Franco Conterno, Giacomo Conterno, la Barbera Francia di Giacomo Conterno, scusate il lapsus, 2018, quindi annata nuova, appena uscita, la stiamo proponendo a 33 euro a bottiglia più IVA. Ok? Questo è il prezzo, visto che sull'Ivex la media è già molto alta, i miei prezzi più bassi al momento sono 40. Interessante, quello è sempre un prodotto che al di fuori del fatto che è buonissima da bere, per cui in qualsiasi momento lì rientrate dell'investimento solo godendo come dei ricci con quella Barbera lì, perché è una delle più buone in assoluto, ma poi si prezza. Non fa dei saltoni normalmente la Barbera di Giacomo Conterno, però ci sono dei clienti, e noi li abbiamo sempre avuti questi clienti da grandi bottiglie, che dopo 3, 4, 5 anni vogliono le Barbere di 4-5 anni prima, perché gli piace bere una Barbera evoluta. Devo dire che nella mia idea la Barbera non evolve mai, no? Come un nebbiolo, nel senso che ha un'evoluzione diversa, ma questa, la Barbera di Giacomo Conterno, nebbioleggia un po', nebbioleggia un po'. Più di questa addirittura, se avete mai bevuto una volta la Barbera di Cappellano, si chiama Magabutti, una vigna molto molto bella, però già solo mettendola nel bicchiere era granata in partenza, cosa che normalmente una Barbera d'alba non è. Quindi sono un po' dei mix queste Barbere dove c'è qualche nota che nebbioleggia, insomma, interessante. I pacchetti Italia restano attivi, un pacchetto da 1.343,22 e uno da 2.278,96 che sono l'ideale per partire in punta di piedi sull'Italia, perché sono ben composti, con dentro prodotti più o meno difensivi, è qualcosa secondo me anche di interessante e sfizioso, come può essere la bottiglia Dom Pérignon 2002, come può essere Ceffarello 2017, il Mazzini Rosso, insomma, questi grandi vini. Siamo restati più corti sull'Italia. Sapete che sull'Italia è sempre Daniel, mi chiedi scusa, mi interrompo ragazzi, stasera facciamo un webinar un po' incasinato, dove io parlo, voi mi interrompete, ma va benissimo. Ti piace la Bogliola di Scapa? Caspita, porca miseria. È un vino che maledettamente non è da investimento, nel senso che non si riesce a piazzare, almeno noi di grandi bottiglie non abbiamo mai fatto granché con quel vino, però ha un'evoluzione incredibile, è ancora più lenta rispetto alla Barbera. In questo caso parliamo ovviamente della Bogliona di Scarpa, parliamo di una Barbera d'Asti, quindi un'impostazione di vino completamente diverso, più rigido, più dritta,
Io dico sempre che le barbere d'asti sono un po' più incazzate rispetto alla barbera d'alba, che invece è un po' più rotonda, no? I veri appassionati di barbera non hanno dubbi, la vera barbera è quella d'asti, punto. Qua in Piemonte da noi si dice così, quando hai un barberista esperto davanti, tu gli dici che stai bevendo una barbera d'alba, ti guarda storto e ti dice guarda, lascia perdere perché la barbera vera è quella d'asti. A me piacciono entrambi, devo dire che anch'io nel complesso, se però devo scegliere, scelgo quella d'asti perché è un po' più verticale, poi vabbè, quando bevi la Barbera Francia di Giacomo Conterno è un altro discorso, ma sono vini che vanno spesse volte oltre, molto oltre la media di quello che è poi la denominazione, no? Okay. Nello mi chiedi, ciao, scusami, cosa pensi di Fattorie dei Dolci? Ti devo chiedere scusa, Nello, ma non conosco quell'azienda. Quindi non, se non mi sta scappando dalla testa, questa settimana sono particolarmente stanco, quindi mi può anche succedere, ma mi sembra di no. Non credo di conoscerla quell'azienda. Quindi se hai da dirmi qualcosa in più, magari mi viene in mente, ma così non ti direi che non saprei. Alberto, Scagliola, tanta roba? Beh, sì, poi c'è tanta roba, ragazzi, c'è tanta roba. No, ma non preoccupatevi di andare fuori tema. Non so se l'ho scritto nella mail, ma vi dico la verità, era un webinar per rivedervi, poi per parlare dei pacchetti, di varie cosette nostre, ma mi mancava questo appuntamento, avevo voglia di rivedervi, quindi è un po' un casino, un webinar così. Oggi prendetelo così come viene. E quindi vi dicevo, i pacchetti, c'è sempre più difficoltà, quindi questo volevo invece parlarvene in maniera più attenta, per farvi capire il lavoro che stiamo cercando di fare in grandi bottiglie. E quindi investire in vino, no? Perché poi investire in vino in questo momento è uno spin-off di grandi bottiglie con una visione sul vino legata poi alla possibilità di rivendere per voi. La difficoltà di fare pacchetti per l'Italia, no? Perché quell'IVA maledetta che si deve pagare ci spinge tante volte a non mettere dei pacchetti che sono anche belli, che sono anche strafighi tante volte. Poi vi faccio due calcoli. So che voi pagate l'IVA in fase iniziale e vado sempre a ragionare per il meglio possibile, calcolando che poi bisogna andarli a rivendere e quindi non faccio mai degli azzardi. I miei colleghi qua in questa settimana erano un po' in disaccordo su questa mia posizione, no? Nel senso che mettiamoli, io dico sempre, quando metto un pacchetto voglio essere ovvio, sicuro mai, sicuro mai. Non c'è sicurezza, lo dico, questa settimana siete venuti a trovarmi in tanti, per cui siamo stati anche impegnati qua fisicamente perché molti di voi sono venuti qua da grandi bottiglie a fare due parole sugli investimenti, eccetera, e a tutti ho detto la stessa cosa, qua sicurezza zero. Mi spiace, ma voglio essere sincero al mille per mille, perché è così, è un bene o male un investimento, quindi sicurezza zero. Però la tranquillità da un punto di vista professionale mio, che quando metto un pacchetto è un pacchetto che so che l'ho fatto con la testa e dove c'è un dubbio grosso non lo metto. Boh, tutto qua. Poi si sbaglia, sbaglierò anche tanto sicuramente in futuro, ma quello che voglio dire è che cerco di non fare, se ho dei dubbi non lo faccio. E quindi ho messo più pacchetti su Londra, ovviamente. Perché là si parte diversamente, chi arriva a 10K, ma ormai sapete tutto, che con 7-8 mila euro di investimento su Londra pareggiate sostanzialmente l'IVA, come se lo compraste in Italia, avendo anche il vantaggio poi di essere direttamente sulla piattaforma LiveX e quindi avere più opportunità anche un domani di vendita. Ma tolto questo, il discorso proprio che quell'IVA là ci pesa molto meno, perché su 10K andiamo a guadagnare un 10%, è un po' come se comprassimo dei vini in Italia con un'IVA al 10-12%. Ecco, immaginatevela così Londra. E quindi spesse volte sono un pochino più tranquillo a posizionare dei pacchetti su Londra perché so già che vi sto facendo partire un pochino più avanti e mi dà molta meno ansia. Nel senso io la vivo, benché queste siano ovviamente tutte delle vendite, no? E tutti voi di investire in vino alla fine comprate delle bottiglie che restano vostre, però io le sento anche un po' come mie. E quindi so benissimo che una parte di voi, non tutti, ma una parte poi si rivolgerà a noi, e una parte venderà i vini, ma una parte si rivolgerà a noi, qualcuno riverrà. Voglio essere anche un po' più tranquillo e cerco di gestire al meglio quella situazione. Quindi vi dicevo, su Londra abbiamo fatto un pacchetto secondo me carino perché è rientrato Quintarelli, avevamo finito tutte le disponibilità, siamo riusciti ad avere ancora una dozzina di bottiglie per appellazione delle tre più importanti, quindi l'Amarone,
la Valpolicella, il rosso del Bepi, la zero l'abbiamo saltato e quindi abbiamo messo qualcosa. Nel pacchetto di Ronda 3.264 euro è carino perché c'è l'Uno di Sanlioni, etichetta bella, importante, annata 2015, vino molto buono. E la Valpolicella di Quintarelli, l'Amarone di Quintarelli, il rosso di Bepi di Quintarelli e poi una cassa da 12 di Chateaubriand che abbiamo buttato dentro. Quindi è un pacchetto ovviamente non equilibrato perché è tutto incentrato per gran parte su vini italiani e quindi va integrato poi con altre cose anche perché lì fa 3.200 euro per diventare efficienti sull'investimento all'onda, dovete arrivare a 10, quindi va bene, o avete altre cose e allora lo potete inserire o aggiungerete nei prossimi mesi un altro pacchetto per arrivare a 6-7K in più, arrivare a 10-11, così diventate efficienti. Alla fine della fiera. E poi per coloro che hanno disponibilità ovviamente per il prossimo anno, sapere benissimo che dai 10K in poi, cioè a fare poi 20K, si diventa super efficienti, si guadagna tantissimo, perché i costi restano sostanzialmente più o meno quelli, poca roba in più. Quindi a quel punto si diventa sempre più efficienti, aumentando la cifra su Londra. Questo è importante. Quindi vi dicevo, concludo, ragazzi, concludo sui pacchetti, poi rispondo alle domande. Vi dicevo, il pacchetto da 3.264 interessante, ne abbiamo fatto due, credo che siano due disponibili, se i ragazzi mi hanno detto bene, solo su Giacomo Conterno. Ultime disponibilità perché già sta esaurendo tutto, su Monfortino 14 mettiamo dentro una cassettina da tre legno con le tre bottiglie, sempre a 7,50, il Monfortino Magnum in cassa legno singola a 1.750 e poi dentro sei Barbera Francia a 33. Quello è un pacchetto ancora più monotematico, ancora naturalmente meno efficiente in termini di diversificazione del portafoglio, no? Cioè il concetto è che poi ci mettiamo vicino altre cose a quei vini lì, anche se Giacomo Conterno è sempre una bella etichetta, una bella garanzia in linea di massima, però mai focalizzarsi meno che mai focalizzarsi solo su una zona, meno che mai focalizzarsi solo su un'etichetta, ragazzi, sempre lavorare sulla diversificazione del proprio budget. Da ultimo, pacchetto quello classico invece completo su Londra da 10.042 euro, anche lì Monfortino normale, Monfortino Magnum buttato dentro, sei bottiglie in cartone legno, questa è una chicca di champagne di Salò, Le Boudes Clos, che non si trova più ormai, se no è difficilissimo da trovare, 225 euro a bottiglia, prezzo assolutamente di mercato, ma sapete che il giochino è uno, nel senso alcuni mercati asiatici se ne sbattono abbastanza di dégorgement. Sapete, la data di sboccatura che Selos, come altri piccoli artigiani dello champagne, lo scrive in retroetichetta. Allora, lì qual è il gioco? Giocare sul discorso del dégorgement. Parte il fatto che con quella cifra lì, verosimilmente se ne esce fuori probabilmente già in 6 mesi si va a guadagnare. Ma tolto quello, qual è il discorso? Che alcuni mercati se ne sbattono della data, mentre ad esempio il mercato statunitense è super sensibile alla data di dégorgement. Quindi andare a vendere negli Stati Uniti un cartone di Selos degorgiato 2019 per dire ultima data di degorgiamento o andarlo a vendere ipotesi 2010 cambia tutto, fa tutta la differenza del mondo, si guadagna tanto di più sui vecchi degorgiamento. Quindi possiamo fare quel discorso legato all'investimento in vino, o almeno ci proviamo. La base concettuale, la ratio, diciamo, c'è. Compro il degorgiamento giovane del produttore importante di champagne. E poi sul mercato statunitense, l'unico mercato recettivo per questa cosa, potremmo andare a vedere se riusciamo a fare la speculazione, il guadagno sul degorgement. E quindi fate conto che negli anni passati si marginavano 100-150 euro in più a bottiglia sui vecchi degorgement di Selos, che è un'enormità. Adesso la situazione che abbiamo è ovviamente diversa, gli Stati Uniti sono chiusi in gran parte, se ne parlerà dopo Covid, deve passare questa roba, però ovviamente il nostro business e la nostra idea è quella di ragionare qui con il discorso che prima o poi tutto quello passerà, perché sarà sicuramente così, non sappiamo quanto lunga sarà, però questa è la questione. Quindi un pacchetto completo, abbiamo messo dentro Selos, abbiamo messo Krug, anche qui la gran cuvée di Krug, perché abbiamo iniziato a metterla mentre non la mettevamo negli anni passati? Per il discorso che anche qua adesso Krug segna le varie date, quindi 163esima, 164esima, 165, eccetera, eccetera. Adesso abbiamo messo dentro la 163esima, perché secondo me era un prezzo interessante.
E quindi l'abbiamo buttata dentro. Poi Quintarelli, poi Poincaré con la cassa da 12 e poi Château Trontanat. Quindi un pacchetto interessante dove all'interno sostanzialmente manca solo la Borgogna, perché abbiamo Piemonte con Monfortino, abbiamo Champagne con Selosse e Krug, abbiamo Veneto importante con Quintarelli e abbiamo Bordeaux. Ci manca la Borgogna, però un bel pacchetto, bello, equilibrato. Boh, non vi rompo più le balle sui pacchetti, ragazzi. E rispondo a Matteo che mi dice: quanto pensi che debba iniettare una bottiglia di champagne Folie Prégostà, Blanc de Blanc, Extra Brut per essere bevuto nella sua massima espressione? Stai parlando, secondo me, di uno dei produttori più belli per quanto riguarda l'espressione dello Chardonnay a champagne. Sono veramente bravi sti vecchietti, sia con l'etichetta Folie Prégostà sia con l'etichetta Folie Bourgogne, sono identici. Io ho esperienze di bottiglie con 5-6 anni sulle spalle che erano meravigliose, ma non so dirti dopo 10-12 cosa capita. Soliti test da fare, nel senso, se hai la possibilità, compri sempre 12 bottiglie e poi no, provi. Sicuramente 4-5 anni ti fanno impazzire. Sono quegli Chardonnay che da giovani sono ancora abbastanza citrici, buttano un po' sul limone, sull'arancio, su quella nota lì. Però poi con l'evoluzione diventano un pelino più grassi, sebbene sempre molto verticali, e con quelle note poi di crosta di pane e leggera pasticceria giovane che è fantastica, insomma, mamma mia, che vino! Ecco, quello è un vino che è anche da bere tanta, tanta roba, ragazzi. E quindi grazie Matteo che mi dici anche che mi segui sempre, e voilà. Allora, chiudo il webinar. Naturalmente poi se vengono fuori altre domande vi rispondo volentieri, eccetera, eccetera, eccetera. Chiudo il webinar solamente con il discorso della piattaforma di investire in vino. Sapete come sta andando, come sta funzionando. Stiamo risolvendo man mano tutti i vari problemini, stiamo mettendo a posto i dati di ognuno di voi. Adesso continuano a partire merce per Londra ogni mese, quindi ognuno di voi poi dopo, anche se non sente un po' informazioni da noi, magari per 15-20 giorni dopo che ha fatto un ordine su Londra e ancora non gli abbiamo chiesto il bonifico, eccetera, sappiate che è normale, è sempre lunga su Londra, lunga proprio per cercare di fare pallet, di abbassare i costi più possibili, e poi sono lunghi loro là, prima che registrano tutto, non va, e mettono tutto sulla piattaforma. Quello che volevo ancora dirvi, intanto mi aggancio a destra e a sinistra con i ragionamenti con una confusione totale, però magari possono esservi utili, qualcuno di voi mi ha chiesto questa cosa: come funziona su Londra? Funziona che tutte le bottiglie vostre vengono spedite naturalmente da grandi bottiglie, quindi diciamo così che l'abbonamento che noi abbiamo su Livex, quindi noi siamo membri di Livex, è a nome di grandi bottiglie. Grazie a questo abbonamento abbiamo la possibilità di comprare e vendere sulla piattaforma, prendere tutte le informazioni di mercato con cui facciamo anche molti articoli del blog, e poi naturalmente tutta la parte stoccaggio, logistica, che si chiama Vine, Vine, che è la parte stoccaggio di Livex, che ci permette appunto di mantenere lì tutti i vini fin quando non li abbiamo sostanzialmente rivenduti. Quello è tutto a nome grandi bottiglie, quindi anche i nomi vostri. Ma noi cosa facciamo? Ogni volta che mandiamo giù le fatture e tutti i documenti con tutte le liste di tutti i vini, facciamo i subaccount. Quindi diciamo: questi vini sono a nome Sergio Rossi, questi vini sono a nome bla bla bla. Quindi grandi bottiglie e contenitore, poi ogni cosa ha un suo subaccount, quindi un nome e un cognome. Quindi una volta che loro hanno processato tutti i vini, sebbene siano lunghissimi, poi a un certo punto noi possiamo filtrare tutti i vini per subaccount, e io posso mandarvi a voi che avete comprato su Londra la schermata del fatto che poi i vini sono lì, che è anche una cosa così, che vi dice che i vostri vini stanno realmente a Londra, in quella piattaforma, che è la piattaforma più importante al mondo. Insomma, ok? Davide Serrani, come è possibile contattarti in privato per affrontare i temi necessari all'investimento? Davide, Emanuele Chiocciola, investireinvino.it. Quello è l'elemento, diciamo così, la mail diretta mia, e quindi poi ti rispondo, ti metto in coda, no? Naturalmente, perché purtroppo sta diventando, questa settimana è stata lunga. Qualcuno di voi, Corello, mi ha scritto e ha dovuto attendere 3 giorni per una risposta o per una call. È stata una settimana dove mi avete veramente tempestato, ma sono ben contento, nel senso che mi fa molto molto piacere che il progetto stia andando molto bene. Vi dicevo anche che la piattaforma sta andando bene, il servizio Vine Value
anche singolarmente, anche preso per coloro che non stanno comprando i vini da noi, ma per come strumento a sé stante sta andando fortissimo. Quindi bene, naturalmente verrà implementato ancora di più, ma adesso volevo parlare di fuori delle piccole feature che non vi annoio adesso su tutti i vari miglioramenti che stiamo facendo anche questa settimana sulla piattaforma, ma volevo parlarvi del progetto finale, perché allora, qual è la struttura in questo momento? La struttura è che qualcuno di voi sta comprando dei vini da investire in vino e quindi sia che sia Italia, sia che sia Londra, ha tutto il suo elenco delle sue bottiglie nel suo account, nella sezione La mia cantina. Poi naturalmente se ha fatto anche l'abbonamento il Gold e se ha il servizio Wine Value può utilizzarlo per inserire dentro altre bottiglie da monitorare o che ha comprato altrove. Poi a un certo punto tutti questi dati sono anche interessanti per noi, no? Per cui qual è lo scopo anche finale? Intanto per il 2021 ci siamo messi alcuni progettini su investire in vino, quello di automatizzare anche la richiesta di vendita, nel senso siamo partiti con investire in vino da poco, quindi sostanzialmente facciamo il primo anno, prima che si andrà a rivendere, se non in qualche caso che gestiremo ancora in maniera manuale in questo momento, tipo Bartolo Mascarello, se qualcuno di voi vuole rientrare subito del guadagno, eccetera, eccetera. Lo gestiamo manualmente, ma sostanzialmente le prime vendite dei pacchetti che avrete fatto voi saranno fra 3-4 anni, no? Ok, per quella data lì, naturalmente prima vogliamo arrivare a automatizzare un po' le cose, ad esempio ad avvisarvi sulla vostra piattaforma tramite un sistema automatico, magari una mail che vi arriva automaticamente nella vostra casella, magari qualcosa di visivo all'interno della piattaforma che mi dice: guardate che su quel vino lì che tu hai comprato 3 anni fa, 2 anni fa, quello che è, abbiamo potenzialmente una richiesta e possiamo, il mercato in questo momento può pagare questo. Cosa vuoi fare? Vuoi vendere oppure no? E a quel punto automatizzare anche tutta la parte di vendita in cui voi iniziate poi dopo, per quelli che decidono naturalmente di lavorare con noi, perché poi queste informazioni magari sono utili e decidete di tenere il vino e venderli a qualcun altro. Siete voi i proprietari, questo sia ben chiaro, noi non siamo mai degli operatori finanziari, ma siamo unicamente dei commercianti di vino. Quindi lo dico sempre, anche se divento noiosissimo, noi vendiamo i vini e in teoria punti e basta, quello che facciamo dopo è tutto il post vendita, che è quello naturalmente di poi aiutarvi anche poi in fase di rivendita grazie alla rete commerciale poi di grandi bottiglie. Ma in teoria vendete a chiunque, fate quello che volete e i vini sono vostri. Noi non garantiamo nessuna percentuale proprio perché sennò non potremo farlo rientrando in un concetto di operazione finanziaria. Noi non facciamo operazione finanziaria, ma facciamo compravendita di vini, punto. Davide mi chiede: buongiorno, cosa pensi di Anello 2016? Super liquido, però bisogna pagarlo poco, nel senso che la cifra a cui costantemente viene cambiato e scambiato nel mercato internazionale sta fra i 70 e i 75 euro, quello è il prezzo, quindi bisogna averlo pagato meno per farci margine. Si vende domani così a casse, a cartoni, anzi perché fa cartone Tignanello, si vende facilmente super liquido, però non si fanno grandissimi margini ovviamente, ma come tutti questi vini si lavora sulla quantità, sebbene anche di quelli che ce n'è in termini di produzione, poi gran parte dei vini vengono venduti all'estero anche dai produttori, e quindi l'Italia resta sempre relativamente poco. Tuttavia, se riesci a comprarlo a prezzo buono, sappi che attorno ai 70-75 euro dovresti uscirne abbastanza tranquillamente. Cosa volevo dire? Ecco, quindi vogliamo andare nella direzione di automatizzare, di aiutare anche la rivendita e poi naturalmente di prendere i dati che voi avete delle bottiglie che inserite su Wine Value e anche lì farvi delle proposte e quant'altro, in maniera tale che voi abbiate mille possibilità un domani di rivendita, no? Cerchiamo sempre di puntare sulla diversificazione anche in fase di rivendita, quindi non solo grandi bottiglie, anche tanti altri mercanti di vino, perché non per forza siamo i più bravi del mondo. Le aste, abbiamo fatto un bel articolo, un bel post su cosa significa vendere nelle aste, facendo sempre tanta tanta attenzione nel comprare, ma per rivendere non ci vedo nessun tipo di invece di controindicazione. Se si hanno delle collezioni importanti, rivendere in asta può essere molto conveniente. E poi da ultimo anche un'altra feature che vorremmo inserire, che è quella di iniziare a fare e a strutturare un sistema di mail settimanale, un report sui vostri vini in automatico che venga generato, che vi dica il vostro investimento come sta andando.
analizzato naturalmente da noi, cioè voi lo vedete già tutto perché avete tutti i dati sotto mano e potete valutare tante tante cose, però darvi ogni settimana qualche future sul vostro, qualche novità su quello che è stato il vostro investimento, penso possa essere un qualcosa di interessante. Quindi insomma siamo molto ambiziosi con questo progetto. Prima perché l'ho detto, mi piace tantissimo e tutti voi state assolutamente capendo qual è un pochino la nostra idea su cui vogliamo arrivare. Per cui stiamo investendo tanto. Gli abbonamenti ormai sono fissi, saranno fissi per un bel po', non cambieremo sostanzialmente più struttura, abbiamo trovato la quadra sia in termini di costi che ci permettono di sviluppare, di continuare a pagare i costi di sviluppo, sia in termini di proprio di usabilità degli abbonamenti. Adesso è tutto molto chiaro, un abbonamento standard con 99 euro, col quale avete accesso a tutte le informazioni, potete tranquillamente comprare, vedere i pacchetti, comprare i pacchetti. E l'abbonamento invece da 149, dove potete inserire anche all'interno della piattaforma vini che non avete acquistato. Quindi in quello standard il monitoraggio dei vini acquistati attraverso Investire in Vino, in quello gold il monitoraggio anche di quelli acquistati fuori o inseriti anche solo senza avere le bottiglie, solo per monitorare. Chi invece non vuole acquistare, che non gli interessa nulla, ma vuole solo uno strumento puramente finanziario per vedere, no, lo strumento, diciamo, statistico, per vedere questa cosa, va in value con 9,90 euro al mese sostanzialmente, o 99 euro l'anno, a seconda di come volete pagare. Avete uno strumento che vi permette intanto di farvi la vostra piccola cantina, di vedere esattamente gli spostamenti di tutti i vini e poi sarà implementato senza aggiunti di costo. Ormai siamo su quelle cifre lì e restiamo lì. Nello, posso chiederti i costi di commissione per la vendita tramite di voi? Allora, Nello, se compri attraverso Investire in Vino dei pacchetti, noi guadagniamo, seppur una percentuale, come ho detto tante volte, piccolissima, in fase di vendita. Essendo che noi compriamo e vendiamo vino, il nostro lavoro è rivendita e quindi nei prezzi, sebbene, dico sempre, sono dei prezzi molto competitivi su Investire in Vino, c'è già la nostra percentuale. Un domani, se deciderai di affidarti a noi per la rivendita, andremo sul mercato, vedremo le possibilità migliori e ti diremo sostanzialmente cosa recuperi, non prenderemo percentuali. Cosa diversa invece se dovessi affidarti a noi per delle bottiglie che hai tu e che non hai acquistato tramite noi, in quel caso, dato che non abbiamo guadagnato in fase di vendita iniziale, ti chiederemo poi una commissione. È una cosa che in realtà ragioniamo di volta in volta con la persona in base ai vini, in base alla mole, in base al valore. Non c'è un fisso, non mi sentirei di darlo. Sandro, non ho ancora capito come funziona la lista d'attesa per chi vuole investire. Non c'è lista d'attesa. Tu devi fare un abbonamento, Sandro, se vuoi investire tramite Investire in Vino. Quindi con l'abbonamento standard o l'abbonamento gold di cui ho parlato prima. Poi sulla piattaforma investireinvino.it leggi tutto e lo capisci meglio. Una volta che hai fatto quello, hai accesso ai pacchetti, cioè i pacchetti che invece sono nascosti per tutti gli altri, diventano visibili se hai l'abbonamento. I pacchetti vengono pubblicati ogni mercoledì, come questa sera che sono stati pubblicati alle 18, e se hai l'abbonamento puoi vederli. Una volta che puoi vederli, puoi acquistarli. Non ce ne sono mai tanti, per cui verosimilmente se vai a comprare i pacchetti il venerdì o il sabato magari trovi pochissimo o nulla. Se compri il venerdì, il mercoledì, quando vengono pubblicati, facilmente trovi il pacchetto. Ma normalmente all'investimento ci arrivi con tranquillità, magari non nella prima settimana, poi nella seconda. E poi da lì in poi naturalmente capitano tante situazioni personali dove qualcuno di voi mi chiede naturalmente dei consigli e cerco di portarlo a comprare delle cose giuste, anche magari fuori da grandi bottiglie, no? Già solo oggi ho risposto a tre o quattro di voi che mi chiedevano, che avevano la possibilità di acquistare delle liste da privati, e salvo il fatto di fare sempre molta attenzione su originalità e su provenienza delle bottiglie, io ho dato il consiglio su cosa comprare e su cosa lasciare. Questo naturalmente lo faccio per tutti coloro che sono abbonati. Se non siete abbonati, non lo faccio per cattiveria, perché voglio essere super commerciale, imprenditore di quelli duri e puri e non voglio dare consigli perché sono prima di tutto un appassionato. Il problema è che sono tempestato di messaggi, mail e quant'altro, e quindi non posso permettermi oggettivamente di trascurare qualcuno di voi che paga un abbonamento per qualcuno che non lo paga. Quindi è giusto che sia così. Esatto, sì, Nello, esattamente. Dici, interessante questa parte di automazione tra news, opportunità di vendita, evoluzioni, bello poter vedere tutti gli aggiornamenti per essere un po' più autonomi. Ma è lo scopo finale di Investire in Vino. Io quello che dico sempre, noi guadagniamo niente sui pacchetti, quindi ve lo dico proprio col cuore in mano, pochissimo.
ed è dura gestire tutto questo perché c'è tantissima burocrazia per mandare a Londra e tutto il resto. Quindi dove noi guadagniamo, ve lo dico chiaro e tondo, ma lo sapete perché deve essere un rapporto non trasparente di più. Voglio che lo sia super trasparente, guadagniamo sugli abbonamenti. Perché una volta finita, voglio sperare, insomma, tutta la parte di sviluppo, qualcosa veramente inizieremo a metterci in tasca da quel punto di vista. Però non è solo un discorso di guadagno, il discorso è del punto di arrivo. L'idea mi piacerebbe tanto di non avere solo delle persone che vogliono investire del denaro, punto e basta, e che quindi non si interessano di nulla, ma sarebbe molto bello se si diventasse in parte anche competenti, perché questo aiuterebbe a fare affari non solo con grandi bottiglie, ma con tutti gli altri mercanti, con tutte le altre possibilità che avete, perché siete delle persone curiose, intelligenti, e prendere invece, investire in vino e grandi bottiglie come diciamo così, un hotspot, un aiuto per cercare di sbagliare il meno possibile. Noi cerchiamo di darvi in questi anni degli strumenti statistici sempre più raffinati e sempre migliori e consigli diretti sul campo da una persona che comunque, bene o male, è 20 anni che compra e vende vino tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni, tolta qualche sabato e qualche domenica e quindi cercare di fare questa roba un po' insieme. Ecco. Io credo di avervi detto tutto sui pacchetti, su dove vogliamo arrivare, quindi anche all'automazione per potervi aiutare sulla vendita. Rispondo ancora alle domande, quindi sono in linea, nel senso adesso ne ho ancora una da rispondere. Se qualcun altro vuole continuare a scrivere ancora in questi 5 minuti, sono qua. Quindi se investo su Livex tramite grandi bottiglie, pago IVA italiana? No, nel senso che non è che investi su Livex, Livex è la piattaforma mondiale più importante di interscambio di vini, che oltre a dare la possibilità di scambiare vini, dà la possibilità di avere accesso a banche dati profondissime, no? Grafici infiniti su ogni singolo movimento di ogni singolo vino. Si parla di aggiornamenti di circa 40.000 tipi di vino ogni giorno, ragazzi, quindi una piattaforma pazzesca. Cosa significa? Significa che noi diamo la possibilità di investire a Londra e lo facciamo tramite l'Ivex e la sua parte di stoccaggio, che è quella che ci interessa, no? Perché ci dà la possibilità di avere uno stoccaggio che sia fatto da gente super esperta, cioè esistono altri porti franchi nel mondo, in Svizzera, anche in Italia abbiamo dei porti franchi, ragazzi. Trieste è un porto franco, il porto di Trieste. Se si manda merce là e resta lì e non si muove, non si paga l'IVA. Il problema è che trattano i vini così come trattano i bulloni, quindi prendono un bel cartone di vino, lo spostano e se lo lanciano e finisce il gioco. E per cui, insomma, cosa diversa è la sezione di London City Bond, dove c'è l'Ivex anche con la sua struttura Vine, che invece è solo gente che muove vino tutti i giorni. E quindi sa come gestirlo, sa la temperatura, sa l'umidità, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sì, se investi su Londra tramite noi, non pagherai l'IVA italiana, quindi ti verrà fatta una fattura dei pacchetti senza IVA, ma già quando ti abbonerai e vedrai i pacchetti sono proprio divisi. Quelli in Italia comprendono l'IVA, quelli a Londra non comprendono l'IVA. Perché non la paghi? Cosa succede però? Che i costi di stoccaggio a Londra sono alti su cifre piccole. Per andare ad ammortizzare i costi di stoccaggio e avere un guadagno, l'ideale è arrivare, cioè il minimo è arrivare a 7-8K, si pareggia. A 10K si guadagna un 10%. Cosa significa? Che se devi investire 10.000 euro in Italia, la tua IVA sarà 2.200, quello che è. Se invece investi a Londra, sarà 1.200, 1.300, 1.400, a seconda del numero di casse che ci sono. Quindi hai un guadagno netto subito importante. Spero di essere stato chiaro. Sopra i 10K si guadagna molto molto di più, cioè si abbassano i costi, più che guadagnare si abbassano i costi, ma poi alla fine il costo è poi una parte del guadagno finale quando si rivenderà. Quindi per coloro che ancora sono agli inizi, mi raccomando, investire in vino, .it, abbonatevi anche alla parte gratuita così potete scaricarvi la guida, poi se l'idea vi piace provate gli abbonamenti e iniziate a vedere i pacchetti, iniziate a vedere le cose. Per coloro che invece sono già super sgamati e vogliono comprare a destra e a sinistra, non hanno bisogno di vedere i nostri pacchetti, anche solo lo strumento Buy Value, che diventerà ancora più performante di quello che è adesso, è già un bello strumento perché vi permette sostanzialmente di fare quello che potete già fare comprandovi l'abbonamento su Wine Searcher. Ossia vedere il prezzo medio, il prezzo minimo, il prezzo massimo di ogni vino. Qual è il problema? Che però ogni volta dovete fare una ricerca per ogni singolo di vino tutti i giorni. Invece lì, una volta che avete impostato sulla nostra piattaforma un vino,
Qui verrà monitorato da quel momento in poi per vedere ogni giorno i cambiamenti di prezzi e per tenervi informati su quello che è il mercato. Quindi è una bella comodità perché è una piattaforma che permette di avere tutti i vini lì in un'unica schermata. Insomma, è secondo me molto intelligente. Almeno uno strumento che serviva a me. Quindi io l'ho fatto principalmente perché era uno strumento che serviva a me, però da quello che vedo sta avendo molto successo e quindi evviva Vine Valley, una scommessa che mi sento di dire già vinta. Ragazzi, altre cose? Beh, sì, e poi naturalmente tutta la parte informativa legata al blog e legata al gruppo Facebook, coloro che sono iscritti su Investire in Vino, automaticamente se chiedono la richiesta al gruppo Facebook vengono accettati senza, in maniera automatica. Abbiamo fatto un automatismo, un trigger su Facebook dove gli abbonati a Investire in Vino, anche solo in fase gratuita, vengono accettati automaticamente sul gruppo Facebook. Coloro invece che non sono presenti come mail sul gruppo su Investire in Vino, vengono selezionati da me ad uno e in base a quando si sono iscritti su Facebook, a che tipo di informazioni danno accesso al profilo Facebook, se vedo che c'entrano qualcosa bene, se non mi convincono rifiuto. Purtroppo è così, non si può fare diversamente. È un gruppo che deve restare in qualche modo con un minimo di selezione e deve essere molto ben calibrato anche da un punto di vista nostro, nel senso, coloro che fanno gli investimenti tendo a conoscerli tutti. Prima o poi ci vedremo, ragazzi, per cui è solo questione di tempo, proprio perché voglio che siamo sulla stessa impostazione mentale su questo tipo di lavoro. E gli altri comunque cerco di avere una filosofia che sia quella di rispetto per tutti gli altri. Questo è il motivo per cui ogni tanto qualcuno che non legge niente, che non capisce nulla di come va il mondo, inizia a pubblicare sul gruppo Facebook delle cose che non c'entrano nulla e non per cattiveria, ma io lì non sto neanche a dire che si è sbagliato. Io cancello quell'utente e non gli do più la possibilità di entrare. Sono un po' rigido, lo capisco, però è per rispetto di tutti coloro che hanno avuto la voglia, il tempo e l'umiltà di mettersi lì, leggere e seguirci. Sarei semplicemente un cane se invece farei diventare quel gruppo una grande baldoria e non darei più la possibilità di leggere invece gli articoli a coloro che vogliono leggerli con semplicità e con pulizia. Ok? Allora, Domenico, c'è vino buono in tutta Italia, ma oltre alle solite regioni che vanno per la maggiore in Italia, quale pensi che possa essere la prossima regione a emergere sul palcoscenico dei grandi vini? Etna. Non ho dubbi a dirti Etna. Daniel, la vostra piattaforma funziona su iOS, cioè su iPhone e iPad? Allora, al momento è una piattaforma desktop con un sito responsive che tu puoi utilizzare sia su iOS che su iPad. È poco fruibile, nel senso che su iPhone e iPad, su iPad è fruibile, direi. Se hai un iPad da 10 pollici è più che fruibile. Sul cellulare scomodo, quindi alla fine della fiera sì, ci dai un'occhiata e poi fai quello che devi fare su desktop. E anche lì, naturalmente, in previsione, fare un'app specifica per tutti voi. E sarà un'app molto bella che vi darà la possibilità di vedere tutti i vostri dati, di fare le cose, di interagire con comodità. Naturalmente non è immediata, quella richiede più tempo. Speriamo di poterla sviluppare bene, tutta pronta per il 2020. Insomma, quindi faremo un'app. Sì, Daniel, faremo assolutamente un'app specifica, ma ancora adesso non c'è. Quindi al momento c'è un sito desktop responsive. Grazie a tutti voi. Non vedo più domande. Siete stati connessi anche oggi. Poi stasera al solito c'è la massa della gente. Poi vedo poi i numeri su YouTube che invece guarda durante la sera con calma. E quindi ragazzi, un abbraccio grosso. Scusate se oggi non c'erano mille argomenti da affrontare sul mercato, avevo voglia di rivedervi. Sono contento di aver visto qualcuno nuovo anche di voi. Quindi un abbraccio grosso. Ah no, devo lasciarvi con una sorpresa. Porca miseria, prendete carta e penna, ragazzi. Qua mi uccidono. Segnatevi questo codice. Genova, Bologna, Bologna, Napoli, Verona 20. Ve lo ripeto, e lo dico solo due volte. Genova, Bologna, Bologna, Napoli, Verona, 20. Per coloro che si collegano ci sarà questo codice sconto, è un codice sconto del 10% per comprare su grandibottiglie.com. Grandibottiglie.com è la piattaforma di e-commerce
Per gli appassionati, vini pregiati, vini dannata. Ogni tanto a spot, senza dirvelo, lascio uno sconto speciale per voi di investire in vino, in maniera tale che coloro che hanno fatto anche l'abbonamento, e dico sempre grazie, perché ci avete dato tantissima fiducia sulla piattaforma che inizia adesso a diventare pian piano performante, ma che ancora non lo è al 100% e che meno che mai lo era all'inizio. Quindi prendetevi questo codice ancora una volta, Genova, Bologna, Bologna, Napoli, Verona 20, perché vi dà la possibilità di comprare qualche bottiglia da bere su grandi bottiglie col 10% di sconto e insomma cerco di piano piano di darvi qualche vantaggio, visto che voi avete avuto fiducia in noi e visto che è giusto dirvi grazie e ogni tanto questo capita. Ragazzi, un abbraccio!